Martedì 10 dicembre verrà presentata dal Dipartimento Universitario di Arezzo una giornata di studio organizzata in occasione del 500° anniversario della composizione del Principe di Niccolò Machiavelli, una tra le opere più importanti della letteratura italiana. Il Dipartimento Universitario di Arezzo, in collaborazione con la Fraternità dei Laici, ha pensato di unirsi alle celebrazioni di quest'anno machiavelliano, perché il 2013 è il 500° anniversario della composizione del Principe, e abbiamo deciso di riunirsi ancora una volta intorno a un tavolo di fronte ai nostri studenti, di fronte a chi vorrà sentirci, per ancora affrontare questo testo, che è un testo che tutte le epoche hanno affrontato, hanno amato, hanno odiato, un testo che è sempre attuale nel senso che è impossibile leggere il Principe senza avere una qualche reazione di vicinanza all'epoca in cui si sta vivendo. Credo che sarà un'iniziativa di grande rilievo sia per la nostra università sia per la città, insomma. La Fraternità è stata un'istituzione che nel Cinquecento e nella nostra città, e non solo, mi permetto di dire, ha avuto un ruolo enorme, e di conseguenza ogni volta che ci viene proposto, in modo particolare dall'università nostra cittadina, con la quale collaboriamo ormai da molti anni, di intervenire, la Fraternità non si può tirare indietro. Quindi, come abbiamo celebrato Vasari, che invece è stato un affiliato della Fraternità, non possiamo non celebrare Machiavelli, e comunico già che il prossimo anno celebreremo Michelangelo.